È un'operazione commerciale di Edison. Il rigassificatore rosignano non serve a nessuno e porterà dei gravi danni al turismo della zona. Questo è un no senza se e senza ma. Innanzitutto, un rigassificatore, nel caso di incidente, è una bomba nucleare, perché una metaniera, se esplode in caso di incidente o di attentato, libera l'energia di un megatone, che è pari a una bomba atomica, e quindi non credo nessuno abbia voglia a Rosignano di mettersi una bomba atomica all'interno di un parco industriale dove ci sono già due turbogas e uno stoccaggio di etilene che è ad alto rischio. Oltre al problema di sicurezza dei cittadini, sicurezza dell'ambiente, abbiamo un grande problema di visione. Oggi siamo a denunciare almeno due aspetti. Il primo riguarda una certezza della norma e del diritto. Le aziende devono sapere che in Toscana, se vogliono investire, ci sono delle regole da rispettare. Per 15 anni il centro-sinistra che ha governato questa regione ha venduto come una battaglia sodata il fatto che non si facesse più il rigassificatore di Rosignano, in quanto per scelta avevano puntato sul rigassificatore di Livorno. Invece oggi siamo qua che la politica di pianificazione regionale va dove soffia il vento. Noi diciamo che questo è inaccettabile anche per le politiche di sviluppo. Un altro aspetto centrale è quello che ci chiede l'Europa. L'Europa ci chiede un obiettivo poco ambizioso, tra l'altro, cioè di produrre almeno il 20% dei nostri consumi energetici da fonte rinnovabile. Noi oggi lanciamo questa battaglia per tutta la legislatura la faremo sicuramente, affinché la Regione Toscana primeggi anche sotto questi profili. Noi vogliamo che sia una regione che sposi l'economia circolare al 100% e quindi arrivi a produrre il 100% di energia, del fabbisogno energetico da fonte rinnovabile. Abbiamo un piano energetico ambientale ed energetico regionale, il PAER, che non prevede il rigassificatore. Questa è un'opera non prevista dagli atti di pianificazione regionale e oggi ci chiediamo perché questa azienda, sebbene sulla carta non è prevista quest'opera, ci riprova. Allora, perché per l'ennesima volta si deve discutere di un'opera? Sono 20 anni che si discutono di questa cosa. Già più di una legislatura, più di un presidente della regione aveva detto no, assolutamente non faremo il rigassificatore di Rosignano perché lì è una zona da tutelare, da riqualificare, da bonificare perché il turismo è un aspetto centrale. Poi oggi, dopo 15 anni, torniamo di nuovo ad occuparci di questi temi. Abbiamo assistito a una conferenza dell'IRPET, Istituto Regionale per la Programmazione Economica Toscana. Ci dimostra scientificamente che possiamo farcela col turismo. Deve passare un messaggio chiaro: noi non siamo disposti, attraverso il ricatto occupazionale, di dover scegliere tra morire di fame o morire di tumore o essere obbligati di nuovo a rifare le attività lavorative ottocentesche. Abbiamo una grande opportunità, l'IRPET, l'Istituto Regionale della Programmazione Economica, ci certifica, date le mani scientificamente, che possiamo farcela col turismo. Questa è una scelta che va in netto contrasto con quella grandissima possibilità e potenzialità della Regione Toscana. Io chiuderei con la frase: la Regione Toscana non è la Leopolda di Renzi. Questo è un messaggio che deve passare in modo chiaro, perché qua la stanno usando come fosse carta igienica e noi diciamo no a queste politiche scellerate.